Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video. Quest'oggi daremo un po' le conclusioni e tireremo un po' le somme di Dragon Ball Super. La serie è finita, perlomeno per ora, dato che col manga continuerà dopo il Torneo del Potere e l'anime prima o poi ovviamente riprenderà, o con il nome di Dragon Ball Super oppure con un altro nome. Ok, vi prego, non me lo chiamate Dragon Ball Ultra perché giuro che uccido qualcuno. Magari mi accontento pure di un Dragon Ball Super 2, guarda, ma Ultra, vi prego, no! A parte le cavolate, parliamo un po' di questa serie che ci ha intrattenuti per ben 3 anni circa. È iniziata tipo a luglio del 2015, se non ricordo male, ed è finita ora, a marzo 2018. Devo dire che questa serie ha avuto diversi alti e bassi e non ha cominciato proprio col piede giusto. Però tutto sommato si è saputa far valere, soprattutto durante diverse saghe. Personalmente mi è piaciuta veramente tanto come serie. Non mi va di paragonare Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT e Dragon Ball prima serie, perché sinceramente per me è inutile. Sono tutti figli, per dire, della stessa madre, sempre Dragon Ball è, e quindi non ha senso comunque paragonarli e dire ma quello fa schifo, quello è bello, quello fa ancora più schifo. Semplicemente mi guardo l'anime e basta. Le incongruenze, gli errori, le cavolate ci sono in tutti gli anime e i manga. Soprattutto in Dragon Ball, è vero, ma come ci sono in Super, ci sono in GT, ci sono nello Z e ci sono nella prima serie. Ovviamente magari tipo nella prima serie ce ne sono un po' di meno, fatta un po' meglio. Però sinceramente a me non interessa, io guardo una serie perché voglio l'intrattenimento, voglio le emozioni. Quindi, parliamo di Dragon Ball Super. Abbiamo visto come prime 2 saghe delle saghe riprese dai film. Infatti abbiamo visto la saga di Beerus e la saga della resurrezione di Freezer. 2 saghe che mi sono piaciute non tanto sinceramente, perché erano palesemente riprese dal film. Ok, ci sono state delle aggiunte, dei cambiamenti che mi hanno fatto abbastanza gola. Già il ritorno di Gin è stato qualcosa di fantastico, quella scena di Gohan che, non dico che si sacrifica, però che fa esplodere in quel modo la Sora per chiamare Goku e Vegeta, mi pare che non ci sia nel film. Ora non ricordo bene perché è passato tanto tempo, scherzando, cioè 2015, quindi sono passati 3 anni. Comunque, abbiamo visto comunque un'evoluzione molto buona di questa serie. Infatti, nelle prime 2 saghe, la trama non era il massimo perché era ripresa palesemente dal film e le animazioni facevano abbastanza pena, tranne alcuni frame che erano fatti un po' meglio. Un piccolo salto di qualità lo abbiamo avuto con la saga del torneo tra 6° e 7° universo, che sinceramente mi è piaciuta molto. Ha un'ottima qualità d'animazioni, ovviamente ancora non al top. Ha alcuni problemi, questo è vero, ma le animazioni vanno sempre a migliorare, secondo me. Comunque, abbiamo visto finalmente un arco di storia originale, dove il fratello di Beerus, ovvero Champa, va a sfidare Beerus per il possedimento del pianeta Terra del 7° universo, in seguito alla degustazione, facciamo un po' i colti, di un cibo proveniente dal 7° universo. Cos'erano? I cup noodles? Qualcosa del genere? Che tipo è la roba più sguercia che c'è qua al mondo, però dettagli. Comunque, quindi sì, che cavolo di merda, cioè, che schifo mangiano i dei? Comunque, tornando a noi, la saga sinceramente mi è piaciuta. Abbiamo visto degli ottimi scontri, dei bei personaggi introdotti. Abbiamo visto Kaba diventare Super Saiyan. Abbiamo visto Botama e Maghetta che fanno un'ottima combinazione, ma di questo ne parleremo dopo. E sinceramente mi sono piaciuti come personaggi. Poi abbiamo visto Hit, personaggio top della saga. Abbiamo visto pure Frost, il Freezer del 6° universo che si è rivelato essere un bastardo. Quasi quanto Freezer. No, beh, non quanto Freezer, ma poco ci manca, dai. Poi, ovviamente, passiamo alla chicca di questa saga, ovvero il Super Saiyan Blue Kaioken, che ha fatto veramente emozionare i fan. E vorrei spendere 2 parole riguardo a questo fatto. Magari Super non è superiore ad altre serie di Dragon Ball, ovviamente. Magari non è inferiore, ma questo non importa. L'importante è che Dragon Ball Super ci ha fatto tornare bambini a distanza di anni. Io mi ricordo che la prima volta che ho visto Dragon Ball è stato quando avevo 8 anni, pure di meno. E sinceramente mi ha emozionato in un modo assurdo. E rivedere un anime nuovo, con i stessi personaggi, delle storie nuove, inedito quindi, che mi trasmette le stesse emozioni, è qualcosa di bellissimo. Come è stato bello, insieme a voi in live, emozionarsi per il finale del Torneo del Potere. Goku e Freezer che si alleano e combattono assieme. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Ok, c'è la banalità su Super, non lo nego, sono il primo a dire che Super ha un sacco di difetti.
però non potete dire che Super non trasmette emozioni. Poi abbiamo avuto la saga di Black Goku, o per meglio dire di Trunks del futuro, di nuovo. E abbiamo visto quindi Trunks ritornare perché c'era questa minaccia di Black Goku. Poi si vede Zamasu, merge Zamasu, personaggi tutti quanti fatti molto bene. Le animazioni vanno a migliorare, abbiamo visto il nostro beniamino Gowasu. E sinceramente sì, vi ho distrutto le orecchie. E sinceramente mi è piaciuto come personaggio, sia Gowasu, Zamasu, tutti quanti. La conclusione è stata un po' meh, però tutto sommato ci può stare. È stata una saga interessante, caruccio, i disegni non erano male. E abbiamo visto il nostro carissimo Vegito Blu. Quindi 10, no, ovviamente 10 no, però è una bella saga. E infine abbiamo l'ultima saga del Torneo del Potere, dove personaggi come Goku, Freezer, C-17, Vegeta e così via sono stati rivalutati, come ad esempio pure il Maestro Muten e così via. Abbiamo visto nuovi personaggi, tra cui Caulifla, Kale, Jiren, Toppo, Dispo, Kato Pesla, Anilazza, chi più ne ha più ne metta, il Dottor Rota. Attenzione, abbiamo scoperto pure che ha il potere di non cadere dal ring. Attenzione, personaggio most OP ever. Magari morirà, tipo, mi immagino tipo un Dottor Rota che non può cadere ma che viene squarciato dai colpi dell'aura di Freezer. E non è tanto bello, sinceramente. Comunque, il Torneo del Potere mi è piaciuto? Sì. Abbiamo visto degli ottimi scontri, ben fatti, finalmente delle belle animazioni. Sono stati pochi gli episodi con brutte animazioni, veramente pochi, eh. Inoltre poi abbiamo visto l'ultra istinto completo, o perfetto, chiamatelo come volete. Abbiamo visto Kefla, il Super Saiyan Berserker controllato, il Super Saiyan Berserker che sarebbe il Super Saiyan leggendario. Abbiamo visto la fusione Nani Lazza, abbiamo visto Jiren Full Power, chi più ne ha più ne metta. Abbiamo visto tanta roba, ben contestualizzata la maggior parte delle volte, però mi è piaciuta. Veramente bella come saga, bellissima la conclusione, vedere Goku e Freezer che si allenano e combattono assieme è qualcosa di wow. Bello. E sinceramente ho provato delle emozioni intense, belle, come quando ero bambino. Quindi Dragon Ball Super, sì, c'è riuscito a farmi emozionare come quando ero bambino. È riuscito ad emozionare milioni di fan, non solo me. E quindi sinceramente mi sento di dare a questa serie, ormai conclusa perlomeno per ora, un 8 e mezzo. Non è una serie perfetta, ha tanti difetti, però mi è piaciuto. Ovviamente ragazzi, voglio sapere pure il vostro parere, quindi se volete magari lasciatemi un commento dicendo magari cosa ne pensate di Dragon Ball Super, delle varie saghe, dei personaggi, delle animazioni, della qualità in generale, del doppiaggio, di tutto quello che volete. Ovviamente li leggerò uno ad uno, sperando di avere un po' di tempo, ma penso che ci riuscirò a leggerli uno ad uno e magari pure a rispondervi. E niente ragazzi, il video finisce qua. Prima di terminarlo volevo salutare tre fan che sono stati più attivi nel mio gruppo Telegram. Infatti vi ricordo che i tre più attivi di ogni settimana riceveranno una mod gratis scelta da me e un saluto durante un video. Per questa settimana saluto Gianluca, VinceVin10 e Aurelio Uzo. Grazie per essere stati molto attivi nel gruppo. E alcuni di questi sono pure admin per dettagli. Niente, continuate ad essere attivi per essere ancora salutati. La mod ovviamente verrà data il mese prossimo, dato che ho dovuto unire i mesi perché questo qua era ormai finito, quindi va bene. Un'altra cosa ragazzi, che purtroppo il pack ritarderà ancora perché il PC mi sta dando diversi problemi e non sto riuscendo ad installare le fottute mod per il pack. Non sto riuscendo ad assemblare il pack, quindi ritarderà un po'. Quindi ragazzi, sinceramente, penso di aver detto tutto. Quindi lasciate un mi piace al video, commentatelo e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo ai video. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qua sotto in descrizione. Inoltre seguitemi sia su Instagram sia su Facebook, dove io, insieme ad alcuni fan, pubblico degli aggiornamenti riguardo al canale. Link in descrizione, mi raccomando andate a mettere like e a seguirmi su Instagram, ci tengo. Comunque ragazzi, detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live. Un saluto alla Feraz, bella.